Buon pomeriggio a tutti. Io non sono un'imprenditrice, ma mi sono attivata per un'impresa di natura culturale. Mi occupo di informazione e comunicazione, sono una newsmaker di rete e l'osservazione è stata sempre la costante del mio lavoro, perlomeno 10 anni a questa parte. Questa osservazione è stata la parola chiave per dar vita a Progetto Campania 2.0. Progetto Campania 2.0 è il primo osservatorio sulle culture digitali in Campania. Esso è volto a guardare praticamente cosa avviene in Campania in maniera trasversale, un poco diciamo il super occhio anche su questo genere di appuntamenti. La sua prima iniziativa di startup è denominata Sentieri Digitali ed è volta ad incontrare gli innovatori, i protagonisti della rete, del web, nel cuore di Napoli. La sede dove si stanno tenendo questa serie di incontri è la libreria Ubic. Sentieri Digitali è la prima iniziativa di startup appunto dal punto di vista culturale al motto Be Digital Make Culture. Siamo al secondo ciclo di programmazione, tutto il mese di novembre è dedicato al Citizen Journalism, infatti oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento. E il primo mese di ottobre è stato dedicato al dating online, al Second Life e al marketing non convenzionale. Il Sentieri Digitali chiude il suo blocco e quindi 2 cicli il 1° dicembre con una conferenza finale sempre da Ubic alle ore 18 in cui faremo un attimo il punto della situazione sulla chiusura dei lavori. Però Sentieri Digitali e Progetto Campania ha voluto un attimo osare un pochettino di più e allungare il suo sguardo sul territorio nazionale. E quindi è nato anche Progetto Digitale 2.0, che vuole essere la creazione di un meta-osservatorio sulle culture digitali, però focalizzandosi su 2 macro aree, che sono quelle della comunicazione e del giornalismo. Gli stakeholders che si sono già manifestati e interessati a realizzare e a sostenermi nel progetto sono Ninja Marketing e la piattaforma di business networking e leader in Europa, Xing. Questi sono i contatti e io già 2 anni fa mi pronunciavo in questa maniera. Abbiamo il dovere di lasciare traccia del valore aggiunto che ognuno di noi può apportare per lo sviluppo e la divulgazione della cultura e della democrazia digitale. Noi siamo solo gli antenati moderni di coloro che saranno i futuri protagonisti della concreta rivoluzione sociale. L'audacia, insegno, potere e magia incomincia adesso. Io ho iniziato e se sono qui a presentare Progetto Campania 2.0, che è già una piccola realtà attiva che respira e ha il suo polmone nel cuore di Napoli, e ad osare con Progetto Digitale è proprio per chiedere il supporto a Telecom del finanziamento per la realizzazione della piattaforma che sarà questo mega portale, sostegno in marketing e anche logistica per eventuali location che riguardano gli incontri live, quindi location, struttura wifi, le nostre simpatiche cosine 2.0. Questa è la mia persona e 10 anni di vita sul mondo del lavoro sintetizzata in una piccola slide. Grazie. Direi che hai illustrato come si fa un elevator pitch nel tempo necessario, quindi complimenti per questo. Grazie. Per quanto riguarda adesso sicuramente approfondiremo l'attività che stai svolgendo, non una domanda in particolare, ma mi ha colpito il fatto che sei stato nei tempi, che significa che hai capacità espositiva e questo penso. Grazie. Il lavoro che fai è un valore. Grazie. A te.